What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. E come sempre grazie a chiunque stia continuando a sostenere questa serie. Ed eccoci qui di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio direi alquanto intenso sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista di ciccia che è successa, perché ragazzi abbiamo continuato ovviamente ad avanzare nel regno di Vanheim assieme a Freya proprio per riuscire a raggiungere la maledizione che la tiene, che la teneva perlomeno legata a Midgard e aiutarla a spezzarla. In effetti ragazzi alla fine siamo riusciti a raggiungere il fulcro della maledizione che era stato messo da Odino nella vecchia casa di Freya, tra l'altro, quindi c'è ancora più cattivo in effetti. Il punto è che il fulcro di questa maledizione, ragazzi, era protetto dalle radici dell'albero del mondo. E quando Freya ha cercato di spezzarle, è bucato praticamente dal niente, ragazzi, il guardiano, proprio il guardiano delle stesse radici dell'albero del mondo. E lì è incominciata una boss fight, direi veramente epica e bellissima, tra l'altro, un pochino impegnativa. E devo dire ragazzi che è stato veramente comunque un dispiacere ammazzare quell'animale che fondamentalmente faceva soltanto il suo lavoro, tra molte virgolette. È stato usato dallo stesso Odino proprio per proteggere la maledizione. Fatto sta che alla fine ragazzi Freya è riuscita a spezzare finalmente questa maledizione, quindi adesso è libera di fare quello che un po' vuole e andare dove vuole. Poi c'è stato comunque un momento quasi commovente ragazzi fra Freya e Kratos. Freya alla fine non l'ha perdonato, perché non potrà mai perdonarlo per quello che ha fatto, ma alla fine ha compreso, diciamo così, le sue motivazioni, ha compreso i suoi gesti, quindi alla fine ragazzi si sono alleati. È stato veramente un bel momento. Adesso però non ci resta che tornare da Freyr e dagli altri. Per fortuna Freya ci ha permesso di aprire una scorciatoia e quindi eccoci qua ragazzi. L'ultima volta ci eravamo salutati qui. Intanto io ringrazio chiunque mi stia lasciando ancora dei consigli nella sezione dei commenti. Mi rendo perfettamente conto ragazzi che esplorare il mondo e fare missioni secondarie mi aiuterebbe da un punto di vista di esperienza, però purtroppo ragazzi, come già vi avevo accennato, non ho tempo purtroppo per dedicarmi anche off camera a fare missioni secondarie. Spero in ogni caso di essere pronta per quello che mi aspetterà più avanti, per quanto voi appunto mi abbiate detto ragazzi che le cose si faranno un pochettino più complicate, però cercheremo di dare il meglio. Quindi l'ultima volta ragazzi appunto ci eravamo salutati qui, dove c'era già questa bella gente che ci stava aspettando. Ehi, 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 non si toccano le signore. Scostumeto, come vi siete promessi. Calma, calma però. Bello farli saltare in aria. Attenzione. Arriva qualcun altro. Freya però non, di certo non devo essere io a dirti. A dirti di fare quello che devi fare. Porca miseria, questo non lo potevo parare, ma ho provato a pararlo lo stesso. È suo. Scaglia frecce sigillo contro nemici in fiamme o congelati con quadrato per generare esplosioni elementali. Figata. Figata. Non solo a sinistra. Sono un po' dappertutto in effetti. Ecco qua. Via. Oh, scusa, facciamo così. Ecco. Vai. Come potevo immaginare ragazzi, ovviamente. Salutatemi Odino. Ok, il cammino di ritorno. Molto bene. Beh, si impara a usare quello che sia. Il cammino di ritorno non è facile, però vabbè, l'avevamo immaginato, quindi va bene, andiamo allora, ma non stiamo troppo a cincischiare, perché sono proprio curiosa di vedere cosa succederà. Il punto è che non voglio essere arrabbiata con Frey. È mio fratello. Per me è stata la persona più importante del mondo per metà della mia vita. È
E te capisco. E allora non esserlo. Se non vuoi esserlo, non esserlo. Semplice, però ci saranno state motivazioni, ragazzi, che li avranno spinti purtroppo a... E niente, a stare arrabbiati. Ecco qua. Adesso grazie a Freya, ragazzi, abbiamo accesso a cose un pochettino più nascoste. E apriamo questo Foxia. Ecco qua. Acciaio nanico e pezzi d'argento. Perfetto. Andiamo, andiamo, andiamo. Queste piante sono identiche a quelle di prima. Il ghiaccio neutralizzerà rapidamente. Sì, il... sì, lo so. Fatto sta che qua ce n'è più di una. Come cacchio dovrei fare? Ah, aspetta. Proviamo a fare questo. Il sigillo dovrebbe contenere il ghiaccio anche senza l'ascia. Ah, anche senza l'ascia. Ah, perfetto, quindi rimangono ghiacciate. Per prolungare la durata degli effetti del gelo. Però dice prolungare, non so se durerà a lungo. Quindi meglio comunque togliersi, ragazzi, prima che la puzza ci infesti. Infatti, vedete, dopo un po' si scioglie. Vabbè, ci sta. Attento, sono fuochi fatui. Sono manifestazioni di magia runica. Ok, anche fuochi fatui. Però aspetta, volevo vedere un attimino cosa c'è di qua. Solo che non so se devo andare di là o di qua. Ah, ok. Però state calmi, per favore. Rimuovi i sigilli attivi tenendo premuto L2 e premendo... Ah, ok, perfetto, si possono annullare. Forse in caso uno lo lanci in maniera sbagliata. Ecco qua, un altro polsiere. Che cosa custodisce? Vediamo un po', vediamo un po'. Pietra, legno e pezzi d'argento. Perfetto. Adesso sì, possiamo procedere da quest'altra parte, ragazzi. Oh. Ah, ecco. Ah, io non pensavo si muovessero. Cioè, sinceramente. Fuoco fatuo. Vediamoli un po'. Un araldo di imminente distruzione, se mai ne è esistito uno. La magia runica che scorre attraverso i 9 regni è un sistema delicato. In tempi di pace e calma, come la superficie perfettamente liscia di un lago in assenza di vento. Ma anche un minimo elemento di disturbo causa delle increspature. Non riesco a immaginarne uno maggiore dell'avvento del Ragnarok. Qua e là hanno iniziato a comparire delle sorgenti runiche che fanno sì che la magia pura, presente nelle profondità di un regno, sgorghi all'esterno. I fuochi fatui nascono da queste sorgenti, pure manifestazioni della magia. Ora che il Filbun Winter incombe, non mi sorprende che ne stiamo incontrando sempre di più. Fa attenzione però, in piccoli gruppi i fuochi fatui sono creature facili da gestire, ma quando sono più numerosi possono sopraffare anche guerrieri più esperti. Come se non bastasse, possono fondersi insieme per dare vita a uno spettro, anche! Cioè, questi piccoli pezzetti di sterco sono un po' un dito nel sedere. Questo ci vuoi dire? Ancora? Che altro c'è? Esseri effimeri che non possono essere colpiti dalla maggior parte degli attacchi. Ah, ok. Quindi ho fatto bene. Ho fatto bene come ho fatto, ragazzi. Devi bloccarli con una freccia runica prima di poterli attaccare. Quindi bisogna comunque mettergli per forza un sigillo addosso prima di poterli colpire. Perfetto. Almeno l'abbiamo scoperto, ragazzi. Io sono andata un po' a caso. Giardiniere. What the fuck? What? Vabbè, queste sono le... ovviamente le missioni... secondarie, ragazzi. Ancora. Ma quante cose ci avete da dire su sti fuochi fatui? Se vulnerabili puoi eliminarli con un solo colpo che li fa cadere ed esplodere danneggiando i nemici. Quindi si può anche usare, diciamo così, tipo bombetta per colpire i nemici vicini. Va benissimo. Ok, abbiamo capito tutto. Di nuovo a casa qui, dopo quello che è successo. E chi lo sa, chi lo sa. Questo, cioè, sta a te, eh. Comunque, qualcuno di voi mi ha scritto che poi queste robe, ragazzi, le scoprirò più avanti. Quindi non è una cosa che mi sto perdendo io adesso. Quindi continuiamo. Riusciamo ad avanzare senza che qualcuno o qualcosa ci interrompa ogni 3x2, eh? O ogni 2x3, cioè dipende poi dai punti di vista. E su. E cavolo, la strada è ancora lunga. Skoll e Ati sono a Vanheim. Sappiamo che i giganti li hanno salvati da Odino e portati qui. Guarda. La luce del sole sveglia le radici. Osserva come si allungano per salutare il sole. Bellissimo, no? Altro che la coltre di neve di Midgard alla quale mi ero abituata. È davvero bellissimo. La migrazione orientale. È proprio come la ricordo. Almeno non tutto il regno è finito nelle mani di predatori e aggressori. Credo che ci sia ancora qualcosa per cui lottare qui. Qualcosa da difendere, anche dopo tutti i danni subiti. Forse vale anche per Freyr.
Probabilmente sì, se no magari non sarebbe rimasto qui, non credi? Comunque è stupendo tutto ciò, ragazzi. Guardate laggiù gli animali che migrano e il resto del paesaggio, ragazzi. Cioè, di una bellezza disarmante. Veramente, starei ore qui ad ammirare il paesaggio. Vediamo, queste cosa dicono? Armonia. In un regno di pace esiste solo un crimine, la distruzione di quella pace. Sono assolutamente d'accordo. Guardati intorno, questa terra e i suoi abitanti sono in armonia, in equilibrio. Un equilibrio onnipresente come il sole e la luna. Pure l'equilibrio è precario, può essere perso con facilità. Crudeltà, vanità, egoismo. Sono queste le forze che possono spezzare l'armonia di Vanheim. Sono queste le forze degli Aesir. Siamo un popolo pacifico, ma la pace non può durare senza una forza che la protegga. Ma serve una forza che la protegga perché ci deve stare sempre qualcun altro che vada a rompere le scatole dove c'è pace, fondamentalmente. Se no non ci sarebbe bisogno di difesa. Purtroppo, cioè, è così che va di solito. Andiamo, cara, va. Procedemos. Andiamo a scoprire allora cosa pensa Freyr, cosa desidera Freyr. E non so se riusciremo appunto a convincere lui e gli altri ragazzi ad unirsi a noi contro Odino. Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo. Scommetto che quella va colpita con un sigillo. Aia, tua ermana! Oh! Non ce la farai senza prima distruggere la madre. È una specie di bulbo enorme. Non ti puoi sbagliare. Ok, quindi non ci posso fare assolutamente niente. Ero lì come un idiota che continuava a colpire. Un bulbo enorme, eh? Più enorme di quello dovrebbe essere questo. Mi sembra che le radici conducano qui, ragazzi. Sì. Ok. Yes, perfetto. Se distruggi il fulcro, il resto poi non sopravvive, mi pare ovvio. D'accordo. Per procedere dovremmo andare di qua. Che cosa? Cosa? Aspetta un attimo. Che non mi sono ancora guardata intorno. Datemi un secondino. Pezzi d'argento e pietra legno. Di qua cosa c'è? Voglio vedere. Di sicuro c'è qualcosa di utile. Questo si sveglia. Ah, sembra di no. Si è spappolato. Pezzi d'argento. Che cos'è? Non lo so, ma è chiaramente un prodotto dei giganti. Sono raffigurati due lupi. Forse è un collegamento con i nostri amici celesti. Lo scopriremo un'altra volta. Lo scopriremo un'altra volta quando Atreus sarà qui, perché mi sa che è una cosa di cui si deve occupare lui, in effetti. Però mi sa che possiamo andare avanti, ragazzi, eh. A questo scommetto che si risveglia. No, neanche questo. Andate mille pezzi, questo. Neanche questo. È bello spappolarli così quando sono già morti, va. Usare le frecce sigillo per stregare i nemici e disabilitare gli scudi. Ok, perfetto, perfetto, meno male. Meno male. Quante abilità che ha Freya. Sta troppo avanti Freya. Qua sopra possiamo salire, sì. Possiamo salire anche di qua. A quante cose abbiamo accesso? Buon in attimo. Vediamo, eh. Là. È tesoro. Hai un nemico alle spalle. Fosse solo alle spalle. Oh. Buono. Ecco qua, guarda. Ne parliamo con calma, magari, d'ora in avanti. Senza attaccare alle spalle come vigliacchi, eh. Meglio interrompere con un attacco a distanza. Va bene, sì. Cioè, queste sono puntualizzazioni sui nemici, ragazzi. Niente di troppo speciale. Salve! Ecco qua. Mi occuperò di ognuno di voi, non vi preoccupate. Non abbiate fretta. Oh shit. Sì, sì. Me ne sono accorta, cara. Ecco. E arrivo. Oh, che figata. Che figata, li ha bloccati con le radici, bellissimo. Comunque a vita non sono messa proprio benissimo, se vogliamo essere un po' più specifici. Grazie, caro. Ecco qua.
chi altro c'è? Chi altro c'è là sopra? Nemici a sinistra, nemici a destra, nemici davanti, nemici dietro. Sono un po' dappertutto in effetti. Vai. Ehi. Gaia, scusa, occupati. No. Questi fastidiosi come insetti anche no. È l'ultimo. Prot? Ha detto prot? Ma se dice prot è bellissimo. Cioè sembra che stia scorreggiando tutte le volte. Allora, sono stata quasi avvelenata, ragazzi. Piccola notizia. La mia situazione vitale non è proprio un granché, ma vabbè, ce ne faremo una piccola ragione. Per il resto sembra che qua intorno non ci sia chissà che altro. Sembrerebbe non esserci niente, quindi procediamo. Non vedo Freyr da tantissimo tempo. Non so nemmeno da dove cominciare. Cosa vuoi da lui? Delle scuse sarebbero un buon inizio. Voglio perdonarlo. Mi piace pensare che sia cambiato. Non mi rimane che lui. Allora, digli questo, no? È dura chiedere il perdono quando ti senti indegno. Niente, allora, vuole bene a suo fratello, però comunque pretende delle scuse da lui. E chissà poi la situazione come si mette, insomma. Comunque ci stiamo avvicinando, ragazzi. Mi dovresti dare una manina tu. Collega elementi. Usa più sigilli per collegare gli elementi che conducono a luoghi difficili da raggiungere. Quando vengono collegati, questi sigilli crescono in dimensioni e aumentano la propria brillantezza. Usa più sigilli. Le mie frecce a sigillo possono trasportare il fuoco oltre il fiume, fino al rovo. Quando sono collegati sono più grandi e luminosi. Ok, quindi perché ovviamente fin lì le lame del caos non ci arrivano. Quindi dovremmo fare una cosa tipo... Abbiamo 3 sigilli a disposizione, ragazzi. Vediamo. Porca paletta. No. Ok. Pensavo non si stessero toccando. Potente, anche per gli indegni. Fu mia moglie Fey a insegnarmelo. Almeno tu hai una moglie da ricordare con affetto. Tesoro, che dobbiamo fare? Non è colpa mia se tu hai sposato uno stronzo, cioè. Lì veramente non ci posso fare niente. Comunque, andiamo avanti. Ormai, ragazzi, dovremmo essere veramente vicini. Però immaginavo, cioè avrei proprio scommesso, ragazzi, gli Zebedei, che qua ci sarebbe stata un'altra rottura di scatolozze. Quindi andiamo, va. Demos è da fare, recuperiamo un po' di vita, ragazzi, perché sennò... A sinistra! Tieni premuto quadrato per sprigionare una nube velenosa che segue i nemici. What the fuck, che figata! Regà, ne ha di abilità, la nostra Freya. Ah, erano solo questi? Nemici a sinistra! Ah, ok, mi sembrava strano. Ecco qui. Ecco fatto. A posto. E via un altro. Oh no. Quanto sono antipatici sti cosi, ragazzi. Allora, Boni un attimo. Ok. Sigillo e colpisco. Sigillo. No, di sopra. Tesoro, sto cercando di colpire sti cosi. Non so se te ne sei accorta. Oh, aia. Tu puta madre. Ma va avvisato, lo so. Però che vogliamo fare? Ecco qua. No, lui. Concentriamoci prima su questo, ragazzi. Oddio. Attenzione. Oh. Porca paletta, regà. Questi veramente possono essere un dito nel sedere. Ok. Quando sono vicini gli uni agli altri ovviamente scoppiano. Però bisogna beccarli vicini gli uni agli altri. Su, bene, mamma santa. Ecco qua. Oh, vedete, ci ho dato una manina, ragazzi. Contro l'ultimo. Benissimo. Gemma Ira. E direi che possiamo andare avanti ulteriormente. Dov'è Freya? Era qui un attimo fa. Che facciamo? Ci arrampichiamo? Ah no. Tutto ciò che il mio ex marito mi ha insegnato è che non c'è limite al baratro in cui un'anima può precipitare. Mi ha convinto a sposarlo per risparmiare la mia terra. Poi se l'è presa comunque. Ha fatto sparire la mia gente. Forse è ora che qualcuno ponga un limite. Beh, direi. Qualcuno faccia avverare la profezia di Groa. Io non desidero la guerra, Freya. La guerra è orribile, Kratos. Ma ci sono cose anche peggiori. Se Atreus corre verso il Ragnarok,
Potresti non riuscire a fermarlo. Lo farò. E se fallisci? L'ho preparato a sopravvivere senza di me se fosse necessario. Niente, vabbè, Frey ovviamente regacela a morte con Odino, ma vorrei pure vedere. Penso sia normale. E sono d'accordo, io perlomeno, con lei sul fatto che bisogna porvi un limite. Cioè, basta, questo qua, ragazzi, ha fatto talmente tante malefatte nel corso della sua esistenza che direi che ha rotto un pochettino gli zebedei, mo ci vuole. Quindi bisogna porre un freno e bisogna far sì che appunto questa profezia di Groa sia veri. È quello che vuole Atreus, ma non è quello che vuole Kratos. Quindi potrebbe essere un po' un problema. Comunque, continuiamo a avvicinarci. Opla. E dovremmo essere ormai praticamente arrivati, ragazzi. Questi li possiamo bruciare? No, no, ragazzi, sono fatti di ferro, quindi non ci posso far niente. Che cosa farai se non prepararti per la guerra? Non lo so, ma non voglio correre rischi con Atreus. Beh, ti consiglio di pensare in fretta se non vuoi che qualcuno scelga per te. Ci siamo? Ci siamo, ragazzi, ok. Facciamo un bel respiro perché siamo arrivati. Vedremo finalmente cosa succederà. Pronta? Tra Freya come non mai. E suo fratello. Penso che ognuno, insomma, ognuno cercherà di difendere le proprie ragioni, però vediamo. Non conosciamo Freyr, quindi. No. Sei davvero tu. Sei tornata da noi, finalmente. Sì. Dobbiamo brindare. Tu reclamerai il trono. Ricostruiremo tutto. Io e te contro il mondo. Eh? Proprio come ai vecchi tempi. Io non posso restare. Io non capisco. Sei qui ora. E magari insieme ci riprenderemo quello che è nostro. Mi sono appena ripresa ciò che era mio. Ho ancora tanto da fare. Ma tu hai visto che cosa resta del regno, no? Contiamo davvero così poco per te. Metti in dubbio la mia lealtà. È Vanheim che ha voltato le spalle a me. Ah, continui a rivangare quella vecchia faccenda. Era mio dovere salvare il maggior numero di persone possibile. Era mia responsabilità. Tu non l'hai presa sul serio allora e da ciò che vedo non lo fai neanche ora. Tu credi che sia un gioco per me? Sì. Noi abbiamo perso tutto quanto solo per colpa di quel pazzo di tuo marito. La famiglia di lui mi aveva anche dato fuoco. Come ti aspettavi che potessi reagire? Come mio fratello. Come il ragazzo che mi spalleggiava a ogni costo. E che io ho sempre sostenuto, nonostante le sue scelte fossero egoiste. Mi aspettavo che tu venissi a cercarmi. Che per quanto fossi ferito o arrabbiato, non mi avresti abbandonata. Quando avevo più bisogno di te. Freya, ti prego, io. Io ti credevo morta. Ho convissuto per tutta la vita con quelle ultime orribili parole che ti ho detto. Hai una vaga idea di cosa significhi. Sapere di aver ferito con il tuo egoismo la persona a cui tenevi di più. Abbandonare te. Oh, Freya. Ero disperato. Oh, mi sei mancata moltissimo. Anche tu, Yngvi. Ma non voglio vincolarmi a un altro regno ora che finalmente sono libera.
manderò degli aiuti. E tornerò presto. Promesso. È da molto che questa non è più casa tua. Fa quel che devi. Va bene, d'accordo, adesso basta. Non avete niente di meglio da fare che guardare due fratelli mentre fanno la pace? Voi due, venite! Non tu! Ci sono delle cose che dobbiamo... Secondo, la magia di sigillo che ho fiutato sul tuo arco. Ottima idea, te la ruberò. Che ne dici di un po' di magia sonica? Facciamo uno scambio? Va bene. Che cavolo è successo? Penso, se non vuoi rimanere qui, sappi che Sindri e io ci ritroviamo a gestire una stamberga per dei disoccupati. Se sei stanca di congelarti le chiappe a Midgard, magari fateci un salto, tu e quel barbone, così saluti il tuo vecchio amico Tyr. Sei molto gentile, Brock. Potrei fare così. Potere allora a posto, ci rivediamo a casa. A meno che prima non vogliate che vi ripari qualcosa. Ok, l'arco di Freya ora può usare anche trecce soniche. Qui ho fatto il possibile. Lo so, adesso ti recupero. Quindi ragazzi, che dire, bel momento come sempre. Cioè immancabili questi momenti commoventi, emozionanti. Freya e suo fratello hanno rifatto pace, per fortuna. E adesso ragazzi ovviamente non ci resta quindi che recuperare Mimir. Beh, fratello, vuoi incontrare nuovi alleati o ce ne andiamo? Io direi di parlare un attimino. Perché Brock mi guarda così male? Pensi che quel fustacchione con cui viaggi abbia voglia di aiutarmi con una cosa? Forse. Di tanto in tanto è dell'umore di rendersi utile. Per ora non posso. Allora, in ogni caso, attenzione. Vediamo un po', ragazzi. Il Leviatano è potenziabile, quindi potenziamolo. Livello 4, perfetto, quindi statistiche danni aumentati. Poi per quanto riguarda le lame del caos, ragazzi, anche se potenziabili, assolutamente sì, livello 3. Ecco qua, quindi statistiche danni aumentati, è aumentato anche il runico. Allora ragazzi, quasi quasi direi che fabbricherò questi parabraccia spirituali, che è vero mi diminuiscono di un pochino la difesa, ma appena di 5 ragazzi, ma mi aumentano di 12 la forza e di 18 la ricarica. Direi che non è male, quindi... Perfetto. Ovviamente... La equipaggiamo. Per quanto riguarda invece la cintura, ragazzi, direi di potenziare quella che già abbiamo equipaggiata, perché mi aumenta di 10 la difesa e di 5 il runico. Non male. Perfetto, ecco qua. Tutti i pezzi al loro posto. Ah, per quanto riguarda, ragazzi, il Leviatano, direi che possiamo fabbricare questo pomolo dello scalpellino, perché ci aumenta di 11 la forza e di 9 la difesa. Visto che abbiamo le risorse giuste per poterlo fare, lo equipaggiamo. Mentre per quanto riguarda le lame del caos, ragazzi, direi che fabbricherò questi pomi dell'agile inganno, perché ci aumentano di 7 la forza e di 13 la vitalità, che direi non è male. Li equipaggiamo ovviamente, ecco fatto. Quindi abbiamo potenziato un pochettino tutto, ragazzi, dai, non è male. Quindi direi che adesso apriamo questo forziere, raccogliamo tutto quello che mi sono lasciato indietro. Sicuro sarà un pochettino di roba. Resti di bestia, pezzi d'argento, runa spezzata, perfetto. Quindi direi, ragazzi, che adesso mi sa non ci resta che tornare finalmente indietro a casa di Sindri. So dove trovare un passaggio. Seguimi. E quindi tornare anche da Treus. Missione, voi due andiate d'accordo. Sì. Mi concedete di sperare che questa alleanza avrà un futuro. Ovvio. Pare che abbiamo un nemico in comune. Kratos, forse non accetti che il Ragnarok sia inevitabile, ma capisci bene che Odino è una minaccia. Qualunque cosa ci aspetti, l'unico modo di sopravvivere è collaborare. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Quanto all'offerta di Brock. Riesci a sopportare l'idea di vivere con un paio di vecchi nemici? Nessun desiderio di vendetta spietata? Non verso voi. Nessuno di voi due. Giuro. Ok. B,
Benissimo, ragazzi, e questo sì che è importante. Freya si unisce a Kratos, quindi siamo riusciti, comunque aiutandola e dandole una mano, a portarla dalla nostra parte, quindi diventa finalmente nostra alleata. L'alleanza di Freya sblocca nuova attrezzatura da combattimento e un albero delle abilità unico. Il suo uso di frecce sigillo e soniche apre a nuove possibilità in combattimento e con gli enigmi. Ok, attenzione, quindi abbiamo a disposizione la personalizzazione anche di Freya, ragazzi. Ora Freya può personalizzare una grande varietà di abilità e attrezzatura da combattimento. Quindi visualizziamo Freya. Potenzia la spada di Freya in qualsiasi negozio per migliorare la sua forza in combattimento. Ok, ragazzi, questa cosa mi stupisce, nel senso che, ok, comunque immaginavo che Freya sarebbe diventata nostra alleata. Oddio, non lo davo per scontato, ma più o meno me lo sentivo. Ma non potevo lontanamente immaginare che ci permettessero addirittura di potenziarla. Cioè, come se la guidassimo noi, tra virgolette. Per migliorare la sua forza in combattimento, per quanto riguarda invece l'evocazione runica, le evocazioni runiche di Freya forniscono un aiuto essenziale in combattimento e possono essere attivate tenendo premuto quadrato, come succede per Atreus, ragazzi, la stessa cosa. Si ricaricano col tempo, quindi per quanto riguarda le armature, si può anche modificare quindi l'aspetto di Freya, ragazzi, può anche beneficiare di accessori condivisi. Ammazza, raga, pazzesco. Freya è un albero delle abilità unico che utilizza gli XP dalle ottenute separatamente durante i combattimenti e le missioni. Ok, eccolo qua. Infatti sblocca, evoca rovi, attacchi velenosi, mosse da valchiria e altre abilità. Premi per visualizzare le sue abilità ed ecco qua, ragazzi, vedete, c'ha tutte le sue abilità personalizzate. Può generare dei rovi dal terreno che intrappolano i nemici sul posto, quindi questa abilità è un'abilità che già avevo visto effettivamente funzionare. Perfetto, ritorna a casa di Sindri quando sei pronto, perfetto. Ma io volevo un attimo appunto controllare le nostre abilità, ragazzi, perché ne ho un bel po' di punti esperienza e direi che possiamo vedere di comprare qualcosa di nuovo. Ok, qua si può caricare il Leviatano, ragazzi, per lanciarlo, però tenendo premuto R1, non R2. Compriamolo. Ok, quindi carica con R2, ragazzi, per provocare un'esplosione di gelo all'impatto. Perfetto. Ammazza, che figata questo. Tieni premuto R2 per un attacco brutale con l'ascia che lancia il nemico e applica danni enormi. Questo è fantastico, ragazzi, lo compro. Poi non vi assicuro che io ricorderò tutte queste cose, ragazzi, perché sono veramente tanti attacchi, tante abilità, tante cose, veramente tante. Tipo queste, ragazzi, cioè cambia posizione fermandoti per un istante dopo un attacco con il Leviatano. Cioè, raga, come cacchio faccio a ricordarmi tutta sta roba, ma vabbè. Per quanto riguarda invece le lame del caos, ecco. Cioè, raga, ci sta anche sta cosa, gettoni mod. Sblocca gettoni mod per un'abilità usando gli XP. Puoi cambiare liberamente i gettoni di un'abilità una volta sbloccata. Ok, quindi c'è praticamente, ragazzi, una specie di potenziamento delle abilità stesse. È assurda sta roba. Aumenta lievemente i danni. Mamma mia, ok. Tieni premuto crea. Ovviamente si usano punti esperienza. Vabbè, usiamo questo del danno, ragazzi, vedete? Aumenta lievemente i danni dell'abilità. Cioè, un'abilità dell'abilità. Cioè, una mezza specie. Pazzesco. Premi R2 durante frusta di fiamme per creare un'enorme esplosione di fuoco dal terreno. Ok. Compriamola. Ok, questo è interessante. Dopo aver trafitto un nemico con impeto ardente, cioè praticamente quando lanci le lame del caos e si agganciano al nemico, tieni premuto R2 per lanciare l'altra lama contro il bersaglio e rilascia praticamente poi, regà, una specie di esplosione. Direi di sì. Compro anche questo. Dopo aver trafitto un nemico con strappo di pietra, tieni premuto R1 per lanciarti in avanti contro i nemici, quindi crea danni d'assordimento. E va bene, ragazzi, allora, per adesso direi che magari riguardo le abilità possiamo restare così. Estende sfuriata caotica con attacco aggiuntivo, va benissimo, perché tanto, regà, aggiunge una potente mossa fino alla sfuriata caotica, va benissimo. Perché se no, raga, veramente, cioè, tanto ormai già non ricordo più niente di quello che abbiamo fatto, ma fa niente. Quindi abbiamo preso altri punti esperienza, andiamo avanti. Che sono veramente tante informazioni, ragazzi, cioè tante. Porcaccia miseria. Vabbè, torniamo da Sindri. Questa finalmente, sera, ragazzi, torre è diversa. Per usare lo scalpello ti servirà un incantesimo. Ok, mi aiuti tu con l'incantesimo? Bruna. Avanti, incidi la lettera. Ok. Incidi una runa sulla porta a camera nascosta così che Freya possa fare strada. Ecco fatto. Suona. È
un incantesimo. Ora lo recito. Ok. Su. Na. Ieri quelli da Freyr parlavano di una porta come questa ad Alfai. Blateravano di un santuario degli elfi chiari oltre le terre aride. Andiamo ad Alfai. Ma è secondaria questa. Questa è secondaria. Beh, possiamo decidere al passaggio. Possiamo arrivarci in barca se eliminiamo quei rovi. Ricordi come fare? Certo che mi ricordo, per fortuna. Possibile collegare i sigilli ai bersagli lontani usando rocce, alberi e muri. Ah sì, è vero, ci devo arrivare. È una missione secondaria ovviamente, ragazzi. Vediamo se ci arrivo da qua. Niente, troppo lontano sempre. Com'è possibile? Sono qua. Ok. Nel fiume c'è un tronco caduto. Sopra c'è qualcosa che non riconosco. Ok, servono le sì, le frecce soniche, esatto, mi ricordavo. Quindi cambia il tipo di freccia con su. Oddio, mi devo ricordare tutto, ragazzi. Ecco qua, sì, già avevo capito, fratello. Dai, andiamo. Quindi è vero, Tyr è vivo. Già, un po' malconcio. Ora dorme lì in uno sgabuzzino, ma sta meglio. Come l'avete trovato? Soprattutto grazie ad Atreus, che ha capito come accedere alle profezie riservate dai giganti ai loro membri. Noi l'abbiamo saputo solo dopo la visita di Thor e Odino. A casa vostra? È ancora in piedi? A stento. Pare che la violenza fosse solo un diversivo per consentire a Odino di parlare in privato con Atreus. Odino ha parlato con tuo figlio. Ti ha raccontato cosa si sono detti? Sì. Odino l'ha invitato ad Asgard per aiutarlo a trovare le risposte. Le risposte che cerca correndo verso il destino. Preoccupante. Bene, se sei pronto a parlarci, il passaggio mistico è più avanti. Altrimenti ho delle questioni in sospeso a Monte del Fiume, con cui puoi aiutarmi. Oppure cerchiamo il santuario elfico nel deserto di Alfheim. Ce ne sarebbero di cose da fare. Per continuare l'esplorazione, dobbiamo rimuovere quel tronco dal fiume. Lo so, tesoro, ma non possiamo purtroppo continuare l'esplorazione. Lo stemma di Skirnir. Scaltro, ma meno di quanto pensasse. Ok, intanto apriamo questo postiere, ragazzi, e poi finalmente torniamo a casa di Sindri. Rivedremo Atreus, acciaio nanico e pezzi d'argento. Andiamo. Sono molto impaziente. Si va! Ritorna a casa di Sindri quando sei pronto. Assolutamente sì. Ci portiamo anche dietro Freya. Bene, sarà una fratello, bella sorpresa per prima loro. Che tu lo riveda, vogliamo discutere un approccio? Mi dirà dov'è stato. Ecco il mio approccio. Ah, la classica diplomazia spartana. Esatto. Aspetta. Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard e che poi è scomparso per 2 giorni. Già, ma il giovane ha il buon senso di non... Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino. Ha riempito di bugie la mente di mio figlio. E se volesse fare lo stesso con il tuo? Beh, quindi hanno adesso il dubbio, è sorto il dubbio che Atreus sia stato con Odino. Controlla Atreus. Cioè praticamente fa lì tipo il quarto grado interrogatorio. Andiamo. E Kratos, quel roditore orbo che è in debito. Mangia di questo paio di noci. Bene, guarda un po'. Dieto che ce l'abbiate fatta, vostra divinità reale. Ho messo la tua magia di sigillo sull'arco dello stronzetto. Poi lui e Sindri si sono messi a discutere. Non so bene chi stesse urlando a chi, ma immagino che se la siano cercata entrambi. Se di solito vanno sempre tanto d'accordo. Probabilmente Atreus vorrà fare qualcosa e Sindri non è d'accordo. Però Kratos, ragazzi, si era parecchio arrabbiato ovviamente con Atreus, perché scompari 2 giorni e poi non mi dici dove sei stato. Andiamo. Bene, su, forza. Ehi, Tyr, sveglia, hai compagnia. Forza, fa come se fossi a casa tua e piazzati lì, nella sottospecie di studio di Sindri. Sicuro che sia d'accordo? Facendo. D'accordo? Sarà estasiato. Ormai questo è un posto di classe. Incredibile. Non avrei mai pensato di avere il piacere di rivederti, Frigg. Eccolo qua, Tyr. Non chiamarmi così. È da tempo che non sono più quella persona. Ma anch'io sono felice di vederti. Ho temuto il peggio a lungo. Devi aver patito l'inferno.
Nulla di simile a ciò che hai patito tu. Freya, sono molto, molto dispiaciuto per ciò che è successo a Baldur. L'ultima volta che l'ho visto era solo un ragazzo. So quanto te ne dico. Vabbè, ragazzi, sarei qui ad ascoltare il loro dialogo, ma io sono molto più curiosa di vedere di che stanno parlando. Senza nessuno a guardarti le spalle. Siamo una squadra. Tra noi non esistono segreti. Parli come mio padre, eh? Parlavi di me per caso? Provaci tu a farlo ragionare, che io non ci riesco. Ah, sei tornato. Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Chi hai visto? Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No! Certo che no! E anche se fosse? È il mio futuro, la mia vita! Tu sei mio figlio! E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi, allora dimmi la verità! La verità è che ti comporti da stronzo! Ragazzo, non lo convincerai con questi modi! Non ha nessuna fiducia in me! Va bene se lui ha dei segreti, anche la mamma! Non va bene! I suoi segreti gravano su di noi! Ah, è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre! Tu non dici altro che bugie! E chissà da chi ho imparato! Adesso basta! Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate? Senti, stavo solo pensando di andare da Odino, ma era per una buona ragione. Non c'è nessuna ragione per andare da Odino. Lui ti offuscherebbe la mente. Ma l'avrei fatto per noi, per impedire che capiti qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è già capitato. Guarda me, o Freya, o Tyr. È stato Odino a farci questo. Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard. Asgard? Ha battuto la testa, per caso? Bravi, siete tutti contro di me ora. Tu devi scegliere chi vuoi essere. Uno che mente e mi nasconde le cose. O sei mio figlio. Scegliere? Io non ho mai potuto scegliere. Lasciami in pace. Ascolta. Lasciami andare. Ascolta. Lasciami, ho detto! Ma che cazzo? Atreus! Sono Sindri. Cerca di mantenere il controllo. Fantastico. Oh cavolo, questo non me l'aspettavo. Ogni volta succede qualcosa che non ti aspetti in questo gioco. Niente, regà, è un ragazzo, è giovanissimo, è nella piena fase adolescenziale e solitamente la fase adolescenziale è quella della ribellione, ragazzi. Cioè, devi essere contro tutto e tutti perché sì. Perché cominci ad affermare in un modo o nell'altro la tua identità e la tua individualità, ok? Quindi ti dà fastidio che gli altri ti dicano quello che devi fare, quello che devi pensare. Ti dà fastidio il fatto che gli altri ti diano consigli, anche solo consigli. È una fase, cioè non gliene si può fare una colpa, però ragazzi non ragiona, cioè non ragiona, è convinto di essere nel giusto, punto. A maggior ragione gli dà fastidio quello che gli dice suo padre e chiunque altro si metta contro quello che pensa. Al punto che stava discutendo anche con Sindri, al punto che non ha voluto ascoltare neanche il consiglio di Freya e si è infuriato. Si è infuriato, ha colpito Sindri, ragazzi. Greve, veramente greve, non me l'aspettavo. Scappato via, stava pensando appunto di andare ad Asgard, mi chiedo se adesso, proprio per ribellarsi a quello che tutti quanti gli hanno detto, deciderà proprio di andare ad Asgard.
E questo potrebbe essere un gran bel problema, perché appunto, ragazzi, Odino non porta mai niente di buono e in un modo o nell'altro ti inganna, ti persuade, è un persuasore, un abile persuasore, quindi forse fa pensare che tu stia facendo una cosa buona, una cosa giusta, ma poi magari non è così. Cioè, raga, è tutto da vedere, tutto complicato, adesso si complicano le cose, non so che dire. Sono veramente scioccata, ragazzi, quindi curiosa ovviamente di vedere cosa succederà adesso, perché boh, cioè la storia prende sempre una piega inaspettata in un modo o nell'altro, quindi si vedrà, ragazzi, si vedrà. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.